Buongiorno ad Adriano Tartaglia e grazie per essere intervenuto oggi. Le chiediamo innanzitutto in un minuto di Buongiorno. presentarsi, quindi la sua attuale carica, le sue esperienze professionali e le sue passioni. Insomma, come si descriverebbe in sintesi? Bene, grazie per avermi invitato. Io sono Adriano Tartaglia, attualmente ricopro il ruolo di responsabile del personale in Ferrarelle S.p.A. Sono campano, irpino. Sono un padre di famiglia, ho un figlio, un piccolo di 5 anni, sono un marito e posso descrivermi con delle caratteristiche che diciamo fanno il paio con l'incarico che tengo professionalmente in Ferrarelle, ossia quella della caratteristica di passione. Per l'ambito risorse umane, per le persone in generale, le persone nell'organizzazione. Sono anche una persona curiosa, ecco, curiosa verso le persone anche, e mi piace ascoltare, quindi faccio dell'ascolto una delle mie caratteristiche, anche una delle leve di gestione che più preferisco. La curiosità mi ha portato nella vita, diciamo, ad appassionarmi anche a molte attività, anche fuori dal lavoro, ovviamente. Ci sono degli sport come il basket, come il calcio, ma anche la pesca sportiva. Ho una passione sfegatata per tutto ciò che è acqua, quindi snorkeling, diving, pesca, ecco, barca, barca a vela, qualsiasi cosa ha a che fare con l'acqua. E poi sono stato fortunato perché in Ferrarelle è un link diretto, ecco. Diciamo che era un po' destinato ad È andare in assolutamente sì. Ferrarelle, esatto. Allora, partiamo proprio da questo che diceva, cioè, ho capacità di ascolto che è una qualità per chi fa risorse umane eccellente, mi viene da dire, no? Allora, in questo periodo vediamo che per le giovani generazioni sono diventati centrali alcuni temi, l'innovazione, la globalizzazione, l'attenzione al sociale. Arriva anche a voi questo e come, se anche voi avete questa sensazione, come riuscite a veicolare questi valori per attrarre i giovani? Perché oggi bisogna percepire un po' quello che c'è nel mercato e diventare attrattivi da quel punto di vista. È una sensazione giusta questa che ho. Sì, io sono d'accordo con queste considerazioni, soprattutto negli ultimi periodi dove, diciamo, anche grazie al Covid, le persone hanno percepito una propria vulnerabilità, ecco. Quindi diventa sempre più importante lo scopo, ecco, perché lavoro, qual è il senso del mio lavoro? Ecco, rispetto a questa domanda, noi anche notiamo un'attenzione sempre più importante, delle persone in generale, di chi si avvicina al mondo del lavoro e a Ferrarelle verso, tematiche sociali soprattutto. E, in questo senso siamo fortunati perché, la Ferrarelle è un'azienda che ha nel proprio DNA insita un'attenzione particolare ai temi del sociale, quindi questi sono molto cari ai giovani non solo i talenti, ma a tutti i giovani che sono sempre più informati e sempre più attenti a questi temi. Quindi che cosa succede? Che tra persone attente a questi temi e Ferrarelle che investe tantissime energie nella Customer Social Responsibility, si viene a creare un legame naturale, ecco, ci piace chiamarlo così, perché le persone cercano, secondo la mia esperienza, dei gruppi in cui possano identificarsi. Un altro tema molto centrale non è solo la sostenibilità, insomma, sappiamo il momento che stiamo vivendo, un momento molto lungo, quello della pandemia. Diciamo, non so se siamo in fase di uscita oppure no. Diciamo, siamo in una fase in cui speriamo di essere verso l'uscita e allora dobbiamo, da un bravo responsabile di risorse umane, dovrà anche lei farci una grande domanda. Che ne facciamo del lavoro da remoto? Quello che
che tanti hanno chiamato smart working, ovviamente non per i ruoli di fabbrica o quelli di produzione dove ci vuole la presenza fisica. Voi come l'avete gestito durante la pandemia e soprattutto che idea avete del post pandemia? Sarà ormai normale il lavoro ibrido? Si tornerà tutti in presenza? Si sarà tutti a casa e le aziende saranno degli hub dove ci si incontra ogni tanto? Sono diverse le tesi sul campo. È stato difficilissimo, come dicevi tu, perché siamo un'azienda manifatturiera, quindi produciamo e abbiamo vissuto dei momenti davvero complessi. Ritengo che l'abbiamo fatto bene perché diciamo, i risultati che abbiamo avuto sono stati per quanto possibile positivi, nel senso che abbiamo continuato a lavorare, abbiamo gestito puntualmente tutte le situazioni difficili, cioè quelle dei contagi. Anche nella fornitura di tutti i DPI, parlo delle mascherine, guanti, gel sanificanti, insomma abbiamo vissuto dei momenti tostissimi. Per noi ha avuto grande abbiamo avuto buon senso, secondo me, creando dei comitati anti-Covid, che sono, diciamo, discendono da una previsione normativa, ma che abbiamo portato avanti ancora tuttora, dove diverse persone, diverse cariche dell'organizzazione discutono quotidianamente, settimanalmente posso dire, delle criticità dettate dal Covid. È un organismo di ascolto soprattutto. Siamo davanti a un mondo nuovo, ci siamo trovati davanti a un mondo nuovo, non avevamo risposte preconfezionate. Quindi abbiamo ascoltato le persone che lavorano nell'organizzazione, abbiamo cercato di dare risposte puntuali a ognuna di queste. Qualcuna è diventata sistema, qualcuna, ecco, nasce ancora nuova. La grande attenzione è questo, un lavoro continuo. E poi, diciamo, come natura dell'essere umano ci siamo anche un po', non dico abituati, ma abbiamo trovato forme abituali di risposte al Covid e sono nate... diciamo, ne è venuta fuori una nuova cornice, un nuovo mondo del lavoro, ma nuovo nella comunicazione, nuovo nella vita di intragruppo, no? Dei gruppi di lavoro, nuovo nelle pratiche, nelle procedure. Anche qui abbiamo lavorato per permettere tutto ciò, per facilitare tutto ciò. Devo dire che siamo stati facilitati perché noi abbiamo introdotto il lavoro agile, cioè la possibilità di lavorare in luogo diverso da quello dove solitamente si presta l'attività lavorativa dal 2018. Quindi grazie a questa innovazione, posso chiamarla così, che è pre-pandemica, abbiamo sviluppato quindi nei 2 anni 18-19 le abilità anche per lavorare da remoto, quindi parlo di tutti gli strumenti informatici, parlo della flessibilità lavorativa, parlo di tutti gli strumenti di comunicazione e di gestione del lavoro da remoto. Quindi adesso dove ci troviamo? Continuiamo con un'attenzione al miglioramento di questi strumenti e allo sviluppo di questi miglioramenti, perché l'obiettivo è rendere il luogo di lavoro confortevole. Ecco. Bene, questo è molto interessante perché si lega con, diciamo, abbiamo parlato della sostenibilità, abbiamo parlato del nuovo mondo che forse non è il nuovo mondo digitale, più digitale. Allora l'ultima questione che voglio affrontare è proprio questa del benessere dei dipendenti, no? Oggi è un altro dei temi, un'altra delle sfide per gli HR. Come creare, diciamo, una situazione che generi benessere lavorativo, quindi non solo il rispetto degli standard minimi che è doveroso, ma appunto che agevoli questo, diciamo, il miglioramento della qualità della vita lavorativa e non del personale. Voi ve lo state ponendo questo tema e avete dei progetti, delle iniziative, un approccio sulla questione? Allora, inizio a definire questo. Il benessere, secondo noi, è un risultato, quindi è un essere, è un feeling, è una condizione che è il risultato dell'interazione tra persone ed ambiente. Ecco,
E quindi il territorio in cui si lavora è questo punto di contatto tra persone ed ambiente di lavoro. Quindi noi come HR dobbiamo, diciamo, muovere, sviluppare, rendere funzionali diverse leve per creare benessere. Quindi non c'è una risposta unica, univoca o una soluzione unica. Le componenti su cui lavoriamo sono tante. Ne cito qualcuna. La prima che mi viene in mente, perché è più diretta diciamo, a ciò di cui parlavamo in precedenza, è la sicurezza sul lavoro. Ecco, la sicurezza sul lavoro è un tema su cui noi investiamo tante delle nostre risorse. Parlo degli ambienti di lavoro e non parlo solo di ambienti produttivi, perché è importante, ma soprattutto noi dedichiamo tantissimi sforzi alla informazione, la formazione ai nostri collaboratori per prevenire tutte quelle cause che possono ecco, andare contro la sicurezza o determinare infortuni o determinare malessere. Ma la sicurezza del lavoro mi fa venire in mente anche la sicurezza del posto di lavoro. Questo è un argomento che, per esempio, noi non dobbiamo dimenticare. Quando parliamo di sostenibilità, noi lo facciamo nella nostra mission aziendale, sostenibilità, sociale, parliamo di posti di lavoro sostenibili, cioè che durino a lungo, che permettano alle persone di vivere in modo dignitoso, e quindi nella gestione del business la sicurezza del posto di lavoro è qualcosa da affrontare con grandissima responsabilità. Poi ci occupiamo, per esempio, del benessere spingendo sulla leva dello sviluppo. Pensiamo che le carriere e le professionalità dei nostri colleghi debbano creare benessere, essere sostenibili, e questo lo facciamo attuando tantissima formazione specifica del ruolo, ma anche trasversale a vari ruoli, e formazione su tematiche organizzative, credendo che appunto il benessere possa derivare anche dalla soddisfazione che una persona ha nell'accrescere nelle proprie competenze e vedersi realizzato come professionista. Il benessere passa anche dalla comunicazione. Viviamo, soprattutto in questi ultimi periodi, diciamo per la pandemia, una disgregazione di quelli che sono i gruppi sociali e quindi anche i gruppi di lavoro. Da questo punto di vista abbiamo lavorato molto per agevolare, facilitare un senso di appartenenza all'interno dell'organizzazione con l'istituzione di molti momenti di comunicazione, dove c'è sia il management che comunica alcuni messaggi importanti, ma c'è un canale diretto tra i dipendenti, i responsabili e il management, per cui qualcuno, chiunque nella nostra azienda può alzare una mano e dire una propria opinione, esprimere un proprio parere. Il lavoro agile, che è una conquista dal mio punto di vista per gli aspetti positivi che questo porta con sé, incide sul benessere professionale. Poi ci sono tanti altri strumenti che noi abbiamo sviluppato nel corso degli anni. Mi riferisco, per esempio, a strumenti di welfare che abbiamo in piedi, per esempio costruiti in Ferrarelle, anche in accordi sindacali di secondo livello, quindi territoriale, dove, per esempio, c'è la possibilità di convertire il premio di partecipazione in alcuni servizi di welfare come contributi alle forme pensionistiche, un tema socialmente di grande rilevanza, ma anche contributi in assistenza sanitaria o per finalità sociali, ma anche per l'educazione e l'istruzione dei figli.
Bene, allora io la ringrazio. Il tempo a nostra disposizione è volato. Diciamo che sui temi caldi, quindi sull'approccio alla sostenibilità, al nuovo mondo digitale e al benessere, mi pare che siete pronti alle sfide del futuro. Questo ci fa piacere perché, insomma, un marchio così importante dà l'esempio anche a tutto il mercato. Quindi grazie ad Adriano Tartaglia per averci raccontato queste interessanti iniziative e in bocca al lupo per tutto quello che farete. Grazie a voi, grazie mille.